Ciao, buonasera. Buonasera, benvenuti e benvenuti al Teatro Carcano. Grazie per essere qui naturalmente. Benvenuti e benvenute alla seconda serata di Downtown, un ciclo di conversazioni per ragionare, discutere su quello che accade intorno a noi, naturalmente, sulle sue ragioni e soprattutto sul nostro rapporto, sul rapporto della nostra cultura con quella di un paese che esercita su di noi una certa influenza, come si dice nel bene e nel male, e cioè naturalmente gli Stati Uniti. Per questo motivo ogni serata di Downtown, vabbè questa è la seconda, quindi diciamo ogni serata siamo già, da sempre tutte le serate di Downtown iniziano con un mio monologo su un tema diverso serata per serata che ci porta poi alla conversazione con l'ospite che ci raggiungerà tra poco su questo palco. A questo proposito vi chiederei, anche se non vedo moltissimo, quante tra voi c'erano già alla prima serata, quella di novembre con Alessandro Cattelan? Beh, una buona minoranza, questo mi sembravate più belli stasera, questo vuol dire che posso riciclare delle battute, è una buona notizia. Dalla serata di novembre, a parte gli scherzi, è successa una cosa, ne sono successe molte, ma a proposito del mio lavoro degli Stati Uniti è successo che sono andato negli Stati Uniti, sono tornato da poche settimane, sono stato in Iowa e in New Hampshire per seguire l'inizio delle primarie del Partito Repubblicano statunitense, l'inizio quindi della campagna elettorale più importante del mondo, quella che ci porterà poi alle elezioni di novembre. Devo confessarvi che ogni volta che sentivo all'aperto il ghiaccio formarsi nelle narici, sensazione diciamo molto particolare, chi l'ha provata lo sa, ogni volta che rischiavo di scivolare sul ghiaccio, compreso la volta che ovviamente sono scivolato sul ghiaccio, pensavo a un posto d'America che non era quello in cui mi trovavo, un altro posto d'America, pensavo a quello che vedete alle mie spalle, pensavo alla California e mi sono anche un po' sentito in colpa, vi devo dire, perché qualche anno fa ho scritto un libro sui problemi della California, che sono molti, ma mi sono anche sentito in colpa perché mi sono reso conto a meno 40 di aver sottovalutato nel bilancio diciamo generale della California il fatto che questi hanno il clima migliore sulla faccia della terra, soprattutto nel sud della California, un clima pazzesco, invidiabile, non riuscivo a pensare ad altro, ma devo dirvi che non pensavo nemmeno alle palme o alle spiagge meravigliose californiane in generale. Pensavo, in questo mio desiderio, bisogno di vita californiana, a un posto in particolare che forse qualcuno di voi riconoscerà, un posto che non è un posto preciso, sono tanti posti diversi, ma è un posto, eccolo, chi di voi, continuiamo con queste cose dell'alzata di mano che mi piaceva, chi di voi è stato da In-N-Out o lo conosce? Beh, c'è un numero significativo, volevate fare un applauso a In-N-Out? Facciamo un applauso a In-N-Out. Che cos'è? È un fast food, è una catena di fast food, ma è una catena di fast food che ha un posto particolare nella storia americana, un po' perché è nata molto prima delle catene di fast food che conosciamo anche noi, che sono più popolari in Italia, e perché incarna in qualche modo un certo stile di vita, un certo modo di essere californiani. E chiaramente uno stile di vita che è un po' vero, un po' autentico, cioè le palme ci sono effettivamente, è anche un po' finto, è anche un po' raccontato, è anche un po' Instagram se vuoi, però una cosa che ho imparato anche indagando l'America è che anche le cose finte in qualche modo sono vere, cioè il fatto che sono finte, che sono costruite, ci dice comunque qualcosa se decidiamo di indagare perché è stato costruito un certo immaginario. Per cosa è famoso In-N-Out? Anche chi non c'è mai stato forse ne ha sentito parlare o se ne ricorda perché è cominciata a un certo punto una sorta di tradizione, di rito, per cui gli attori e le attrici di Hollywood, dopo le grandi premiazioni, gli Oscar in particolare, vanno a mangiare da In-N-Out. Tra l'altro gli Oscar si tengono a Los Angeles di pomeriggio, per ragioni di fuso orario. Tutti quegli abiti da sera, in realtà sono le 5, le 6 del pomeriggio. Quando finisce la cerimonia è un orario adatto per andare a cena e allora vanno questi grandi attori con questi abiti pazzeschi da In-N-Out, con gli hamburger, magari la statuetta degli Oscar sul tavolo, e questo ha fatto sì che In-N-Out entrasse anche nei nostri feed, nei nostri social media, anche se non siamo mai stati da In-N-Out. Sono famosi perché hanno dei panini molto buoni, perché hanno anche un menù molto semplice, non ci sono grandi scelte da In-N-Out. Tu puoi mangiare l'hamburger, puoi mangiare il cheeseburger, puoi far togliere la cipolla se vuoi, ma la scelta tutto sommato finisce lì.
salvo che non conosci il menu segreto di In-N-Out, perché In-N-Out ha un secret menu. Se sai cosa ordinare puoi andare e dire la tua, ma non vedrai mai queste portate sui cartelli, che comprende per esempio la possibilità di farsi un double-double, due hamburger e due fette di formaggio, un triple-triple, avete capito, un 4x4, e non c'era un limite rispetto a quanto allargare, finché qualcuno non è andato a chiedere un 100%, forse uno di questi che fanno i video su YouTube, che poi voglio fare la viralità, e quindi hanno sospeso la promozione, adesso si può fare al massimo 4x4, per citare, diciamo, Taylor Swift e molte altre prima e dopo di lei, ecco perché non possiamo avere cose belle nel mondo, diciamo. Questo menu segreto comprende la versione, come che si chiama, Animal Style, forse non servono altre presentazioni, e la versione quella con la sola lattuga al posto del pane. I ristoranti, come in un classico fast food, sono tutti uguali, pareti bianchi, uniformi bianchi, tetti rossi, ti dà quell'effetto di entrare in un posto in cui non sei mai entrato e comunque sentirti a casa. Te lo dà ancora di più perché è così connotato questo luogo con la California che ti senti effettivamente in California, anche se ti capita di andare in un In-N-Out che magari non si trova in California. Altre cose particolari di In-N-Out sono per esempio queste palme. Forse vi è capitato di andare in un ristorante In-N-Out e vedere queste palme a X e pensare che fosse una particolarità del ristorante in cui eravate. In realtà è voluto per una vecchia passione del fondatore di In-N-Out per un film, ma soprattutto perché, sapete, nella mappa del tesoro dei pirati, il tesoro è indicato con la X, e quindi hanno voluto che ci fossero queste palme messe a X, che ci sono in molti negozi, per indicare che lì c'è il tesoro, che lì c'è il jackpot. Ed è quindi In-N-Out diventato nel tempo, quasi senza sforzo, uno di quei brand che hanno una specie di coolness intrinseca. È come quella persona che conoscete, perché tutti conosciamo e detestiamo una persona così, che riesce a essere cool apparentemente senza nessuno sforzo. Questi non fanno nemmeno pubblicità, fanno degli spot radiofonici, ma quando hai le più grandi star di Hollywood che spontaneamente vanno a mangiare nel tuo locale e poi pubblicano le foto, a cosa ti serve avere dei testimonial della pubblicità? La storia però di questa azienda ci dice un sacco di altre cose al di là della sua presenza attuale nella cultura americana. È un'azienda che si chiama In-N-Out Burger, da nominazione ufficiale, fondata da una coppia di coniugi, marito e moglie, la coppia dei coniugi Snyder, nel 1948, e furono i primi a inventarsi il concetto di drive-thru. Cioè, anche prima naturalmente potevi prendere il cibo da asporto nei fast food americani, però dovevi arrivare, parcheggiare la macchina, scendere, andare a prendere il cibo dopo averlo ordinato, tornare a uscire, risalire in macchina e andare via. Per gli americani questo è uno sforzo immane, è una fatica che è ingiustificata. E quindi questi di In-N-Out si inventano il primo ristorante in cui puoi fare effettivamente In-N-Out, cioè senza scendere dalla macchina. Alla prima postazione fai il tuo ordine, fai il giro della corsia, ricevi il cibo e vai via senza scendere dalla macchina. Le cose vanno molto bene, quindi anche per questa intuizione, oltre che per il fatto che i panini sono molto buoni, un ristorante diventano due, due ristoranti diventano tre, ma quando si manifesta la possibilità di crescere più in fretta, i coniugi Snyder fanno una cosa apparentemente poco americana, perché arriva un fondo che gli dice: vogliamo investire nella vostra azienda, ristoranti, voi ne avete tre, apriamone 300. E loro dicono di no. Qualcun altro gli propone il franchising: date in licenza il marchio, la ricetta, l'arredamento, qualcuno comprerà i locali e poi voi riceverete una fee, una fetta degli introiti. E loro dicono di no. Qualcun altro gli dice: c'è del potenziale, perché non cominciamo a costruire l'azienda in modo che a un certo punto possa essere plausibile una quotazione in borsa? E anche loro dicono di no. Vogliono che il ristorante resti a gestione familiare anche mentre i ristoranti crescono e aumentano di numero. Quando il marito della coppia, Harry Snyder, uno dei due fondatori, muore, passano 30 anni dalla nascita della catena e loro hanno aperto in 30 anni 18 ristoranti. Da quel momento le cose accelerano parecchio, perché i figli prendono in gestione il ristorante, e se ne hanno aperti 18 in 30 anni, dopo ulteriori 20 anni, si arriva agli anni 90, i ristoranti diventano 93, scusate. Ma questa è una storia molto californiana, anche per come è fatta di sogno e di incubo insieme, di successo e di tragedia, perché il figlio della coppia, Rich Snyder, l'erede quindi, che stava gestendo l'azienda in quella fase di crescita, muore in un incidente aereo, lascia l'azienda al suo fratello minore, che resta a capo dell'azienda per pochi anni perché muore anche lui per overdose da farmaci antidolorifici, e
La gestione passa quindi ai nonni, poi passa qualche anno e arriva all'attuale amministratrice delegata di In-N-Out, che si chiama Lindsay Snyder, ha 23 anni, è stata votata dai dipendenti come l'amministratrice delegata più apprezzata dai suoi dipendenti, dai lavoratori della sua azienda, e l'azienda nel frattempo ha continuato a crescere. Lei è Lindsay Snyder. Ho dimenticato un dettaglio, forse non da poco, sono molto repubblicani gli Snyder. Questa è una catena fondata da una famiglia addirittura evangelica, conservatrice. Lo vediamo perché negli Stati Uniti chiunque può donare dei soldi a candidati, a politici, e le donazioni sono pubbliche. Noi sappiamo che la famiglia Snyder ha donato molto a candidati repubblicani. La prossima volta che andate da In-N-Out, o la prima se ci andate per la prima volta, fate attenzione al packaging del cibo. Ci sono delle scritte piccolissime sotto i bicchieri, nella carta unta che avvolge gli hamburger. Sono dei versetti della Bibbia. È curioso, a parte la scelta di mettere dei versetti della Bibbia sull'hamburger, che però denota, diciamo, la sacralità, no? Che si attribuisce a quell'alimento. È curioso che una catena fondata da una famiglia repubblicana conservatrice evangelica sia la catena preferita dalle star di Hollywood, che naturalmente sono invece super liberal e super progressiste. Quelli di In-N-Out hanno avuto un tale successo in questi anni che non hanno mai chiuso un negozio. O meglio, ne hanno chiuso uno qualche mese fa, peraltro a Oakland in California, ma non perché il negozio andasse male, ma perché Oakland è in difficoltà. Vi ho raccontato che la California ha un sacco di problemi, appunto, e quindi Oakland è un posto che ha dei quartieri oggi particolarmente pericolosi, per questo hanno chiuso questo negozio, ma il bilancio oggi dice 400 ristoranti in buona parte degli Stati Uniti, 20.000 dipendenti, un bilancio da centinaia di milioni di dollari, eppure la strategia di Lindsay Snyder non è cambiata rispetto a quella dei suoi genitori e dei suoi nonni. Non si sono quotati in borsa, non fanno franchising, non hanno ceduto quote della loro azienda a nessuno, continuano a gestire ognuno di questi 400 ristoranti come un'attività a gestione familiare. E questa storia a me fa venire in mente un concetto molto importante per capire come sono fatti gli americani, che purtroppo si sintetizza in una parola orribile, che adesso vi racconto, ma proviamo anche a indagarla e smontarla e capire da quanti pezzi è composta questa parola, che è imprenditorialità. Ed è subito questo un convegno di Confindustria. Cerchiamo di capire però cosa c'è sotto l'imprenditorialità, cosa vuol dire? Vuol dire una propensione a inventare, a investire, a tuffarsi nelle cose nuove, a fare progetti, a scommettere. E a me questa storia, questo concetto fa venire in mente innanzitutto un aneddoto che mi ha raccontato un'amica americana, che peraltro è qui tra voi, ma non diremo chi è, che mi ha raccontato che vive in Italia e ha lavorato come dipendente a lungo con un contratto a tempo indeterminato, e a un certo punto ha deciso di licenziarsi e aprire una partita IVA e mettersi in proprio. E mi ha raccontato questa amica americana che vive a Milano delle reazioni molto diverse tra i suoi amici italiani e i suoi amici americani a fronte di questa scelta. Quando lei raccontava ai suoi amici americani: ho lasciato il mio posto da dipendente, mi metto in proprio e ci provo, le dicevano i suoi amici americani: brava, dai, insomma, era ora, era la cosa più naturale e scontata da fare, in bocca al lupo. Gli amici italiani invece erano preoccupatissimi: ma come ti è venuto in mente di mollare un contratto a tempo indeterminato? Ma sei sicura? E se va male? E se poi non ce la fai? Ora, chiaramente, entrambe le comunità di amici volevano bene alla mia amica, non è che volevano una cosa diversa dal suo bene, ma era molto diverso immaginare il bene di una persona per comunità che hanno culture così diverse. Pensate che oggi una persona adulta statunitense su 5, il 20%, quindi degli adulti del paese, negli ultimi 3 anni ha fondato una nuova impresa o la sta aprendo in questo momento, e parliamo soltanto degli ultimi 3 anni. Questo ha a che fare col momento pazzesco che sta attraversando l'economia statunitense, che riguarda le imprese, ma non solo. Questo è il reddito mediano degli Stati Uniti, come è cresciuto negli ultimi anni anche in confronto ad altri paesi. È un momento di crescita esplosiva per l'economia americana, per tutta una serie di ragioni che hanno a che fare anche col modo in cui sarà gestita la pandemia da quelle parti, col fatto che non hanno bloccato i licenziamenti come è avvenuto da noi. Per me abbiamo fatto bene noi a bloccarli, i contesti sono diversi, però in quel contesto lì hanno permesso alle aziende di licenziare, hanno dato però un sacco di soldi in sussidi alle persone, e quello che è successo è che quando poi l'economia ha riaperto, molte persone che lavoravano come dipendenti e che erano state licenziate hanno scelto di utilizzare questo piccolo gruzzoletto di risparmi per aprire una loro impresa. E oggi abbiamo tantissime imprese in più negli Stati Uniti, è il numero più alto di questi anni dal 1999, di nuove imprese che vengono aperte nel paese. È chiaro però che se parliamo di imprenditorialità negli Stati Uniti non possiamo parlare soltanto dell'oggi, è una chiave per capire questo paese anche in generale.
Quali possono essere le ragioni quindi di questa propensione? A me piace sempre partire intanto dalla geografia, dallo spazio. Questo è un paese grandissimo, popolato da relativamente poche persone, e quindi è un paese in cui lo spazio e la terra costano relativamente poco. È più facile allargarti se ti vuoi allargare, è più facile comprare un capannone, comprare un pezzo di terra, e se risparmi sull'acquisto dello spazio per la tua impresa, rispetto a quanto pagheresti in Europa, per esempio, hai più risorse da utilizzare, da investire in altro. Si può parlare però anche delle materie prime, il legname, l'energia molto abbondanti negli Stati Uniti, si può parlare delle università che sfornano ogni anno migliaia di laureati pronti per essere assorbiti da questo sistema, le tasse sulle imprese che sono abbastanza basse rispetto ai nostri standard, l'accesso al credito, ma parliamo delle leggi, le leggi che determinano questa, che incentivano questa propensione all'impresa, e lo facciamo a partire da un indirizzo, un luogo ben preciso, che è questo che vedete alle mie spalle. Siamo nella città di Wilmington, in Delaware. L'indirizzo è 1209 di North Orange Street. Che cos'ha di speciale questo edificio? Anche soltanto a guardarlo, niente. Dicevamo quindi dell'imprenditoria americana. No, la storia ci serve di questo edificio, perché questo edificio, per quanto anonimo, ci dice qualcosa sull'imprenditoria americana, perché, anche se non vi sembra, è la sede di quasi 300.000 aziende. Questo singolo edificio è la sede, tra le altre, di Google, sede legale, di Apple, di American Airlines, di General Motors, di Coca-Cola, ed è un singolo indirizzo di uno stato, il Delaware, che è noto per avere un numero di imprese superiore al numero dei suoi abitanti. Perché tutti vanno ad aprire un'impresa in Delaware? Lo so, a cosa state pensando? Alle tasse? E la risposta è esatta, naturalmente. In Delaware si pagano molte poche tasse, non si pagano tasse sugli utili. Se tu hai registrato la tua impresa in Delaware, non paghi tasse sugli utili. Però la risposta non finisce qui, anche perché ci sono altri stati che hanno tassazioni simili, ma c'è un solo Delaware, e ha a che fare con le leggi del Delaware, che sono delle leggi pensate per essere il più flessibili, anche il più prevedibili nell'esito magari di una controversia legale, una cosa che alle imprese interessa particolarmente. Le leggi sono curate e aggiornate da commissioni indipendenti di commercialisti, giuristi, imprenditori, sindacalisti, da cui la politica sta abbastanza lontano. È interessante vedere come in Delaware la politica litighi molto, ma cercano di non toccare nelle loro litigate le leggi sul commercio, le leggi sull'industria, perché sanno che la loro ricchezza si regge su quello. E quello che accade in Delaware accade poi più in grande, in modi diversi, in tutto il paese, ed è quello che permette a una famiglia come la famiglia Snyder, quella della catena In-N-Out, senza inventarsi nulla di geniale. Non è che gli Snyder hanno avuto un'idea, hanno inventato un hamburger diverso dagli altri, senza un'innovazione particolare, ma semplicemente puntando a fare le cose bene, al punto da gestirle personalmente e non crescere troppo in fretta. Ecco, quel tessuto permette a una famiglia come gli Snyder di ottenere di fatto un impero, se volete. E questo è il sogno americano, molto più della storia di Mark Zuckerberg o di Elon Musk, o di chi si inventa qualcosa di futuristico, di mai visto, di chi, lavorando seriamente, lavorando onestamente, riesce a ottenere grandi ricchezze. Perché succede tutto questo? Perché l'economia americana favorisce queste storie? La prima ragione, secondo me, che favorisce la formazione di grandi catene. Ce ne sono tantissime negli Stati Uniti, perché le aziende sono incentivate a fondersi tra loro, a diventare sempre più grandi. E le catene naturalmente possono non piacerci. Qui non si tratta di fare migliori e peggiori, e mai nei confronti che facciamo, è capire le differenze che abbiamo. Ci sono sicuramente delle conseguenze che hanno le grandi catene e la loro proliferazione sull'identità dei quartieri. Possiamo preferire certamente un posto che non abbia queste grandi catene, ma sappiamo dall'altra parte che le grandi catene, per quanto poi siano tutte uguali, in quanto grandi, le grandi aziende sono quelle che innovano di più quando c'è da innovare. Sono quelle i cui lavoratori hanno le maggiori possibilità di essere difesi da un sindacato rispetto a chi lavora nell'azienda a gestione familiare. Sono quelli che riescono a cambiare più in fretta e adeguarsi a nuove leggi che riguardino la sicurezza sul lavoro o la sostenibilità della propria fornitura energetica. E quindi, vuoi non vuoi, per il principio banale dell'economia di scala, avere un paese che funziona soprattutto attorno alle grandi aziende e non alle piccole, crea quantomeno sul piano economico dei benefici. Poi c'è la diversità. Diversità unica che c'è nel tessuto sociale americano, che stimola il pensiero creativo, che si basa sull'attrazione esercitata dalle università. Ma ve lo racconto con un esempio, questo sulla diversità che riguarda il cinema. Se non avete vissuto sotto una roccia negli ultimi mesi, avete visto, immagino, Barbie e Oppenheimer, no? I film di cui avete vissuto sotto una roccia. Chi è che non ha visto né Barbie né Oppenheimer?
C'è una minoranza di persone che ha vissuto sotto una... No, non vogliamo sindacare sui vostri gusti, ma anche se non l'avete visti, sapete, diciamo, di che film si tratta. E prendiamo Barbie. Barbie è un film con una regista statunitense, con una sceneggiatura statunitense, il prodotto di cui parla la storia è super statunitense, eppure l'attrice protagonista è australiana, i designer che si sono inventati quelle pazzesche scenografie di Barbie sono inglesi, il direttore della fotografia è messicano. Parliamo di Oppenheimer, la storia anche in questo caso è americanissima, ambientata negli Stati Uniti, ma il regista sceneggiatore è inglese, il direttore della fotografia è olandese, il protagonista è irlandese e tutte queste persone hanno concorso mettendo al servizio il loro talento, un talento incredibile, a dei prodotti che sono americani, prodotti in America, che in ultima istanza porteranno soldi in tasca agli americani. E la magia del sistema americano non è soltanto aver prodotto questa cosa, ma aver convinto il compositore tedesco, l'attrice australiana, che il sogno della loro vita, che l'obiettivo a cui puntare per loro debba essere andare a far ricco, se volete, il sistema dell'industria americano, che la realizzazione migliore per i loro talenti, a prescindere da quale sia il loro paese di provenienza, non possano che essere gli Stati Uniti. E questa è la forza che dà all'economia americana la diversità della sua popolazione. Tutti questi fattori contribuiscono a creare una popolazione che ha, secondo me, quando si parla di impresa, due caratteristiche profonde, proprio viscerali. Ve le accenno soltanto perché poi vorrò parlarne con il nostro ospite di stasera. La prima caratteristica è che gli americani non hanno il senso del sacro. Anche qui, di nuovo, facciamo dei paragoni, dei confronti soltanto per imparare qualcosa, non per fare classifiche, per dire chi è migliore e chi è peggiore, ma noi siamo il paese col senso del sacro più sviluppato al mondo. Per noi è tutto sacro, non solo il Colosseo o la cattedrale, per noi è sacro il ragù della nonna, è sacra la squadra di calcio per cui facciamo il tifo, è sacro il latino a scuola, è sacro il senso di circolazione di marcia della strada dove abitiamo, perché se lo cambiano facciamo 70 comitati di protesta, tutto è sacro, per noi non si può toccare. Ecco, gli americani sono esattamente al contrario, non hanno il concetto, il principio della sacralità come valore da difendere, tantomeno in economia. In America quella frase che potremmo definire uno dei motti informali del nostro paese, cioè ma si è sempre fatto così, è una frase che è molto difficile sentirsi dire. E a proposito di senso del sacro, questo che vedete alle mie spalle è in realtà una riproduzione del primo ristorante in assoluto di In-N-Out. Perché è una riproduzione? Perché l'hanno demolito. L'hanno demolito perché a un certo punto da lì bisognava che passasse un'autostrada e hanno fatto l'autostrada. Cioè nessuno veniva in mente di conservare un vecchio ristorante che avrebbe un valore anche culturale, storico, se vuoi, per un paese così giovane, ma ecco, non hanno quel tipo di cultura del sacro. E l'altra caratteristica che hanno, che è quasi una diretta conseguenza di questo aspetto culturale, gli americani hanno un'alta propensione al rischio. Anche quella naturalmente è un'arma a doppio taglio, perché a volte gli americani si bruciano con questa alta propensione al rischio, ma tendono a buttarsi, tendono ad amare e ad apprezzare chi si butta, chi ci prova, chi rischia, chi osa un po', chi sa farsi notare.